Buongiorno, buon inizio del weekly vlog. Oggi è lunedì e io sto uscendo con la mia amica Sara che mi sta aspettando fuori. Ma l'avete già vista perché ci ho fatto il video dove ci trucchiamo bendate. No, era lei bendata, è vero, mi doveva truccare. E in teoria dovremmo fare anche il contrario se vi va. Non so neanche se è abituata a vedermi con la videocamera. Boh, vediamo se avrà voglia di farsi filmare. Tra l'altro non ci vediamo da tipo 4 mesi. Oddio. Sì, io sto facendo il weekly vlog adesso. Alla fine non siamo andate alla tetteria perché è lunedì e noi sveglione non ci siamo ricordati che era chiuso. Però siamo venute al McDonald's perché tu non hai mangiato, né? Perché facciamo schifo. Tu fai schifo che hai mangiato il panino alle 4 del pomeriggio. Io faccio meno schifo, non è vero? Ho preso la torta, quella lì con sopra Almeno il ingrasso un po'. topping al pistacchio. Sì, perché sono deperita, no? E te hai preso il super paninazzo con Paninazzo, 66 patatinazze. patatinazze. Yeah. Che belle fatte così. Sì, però Io da un l'acqua. botto che non vengo. L'acqua light. Però l'acqua naturale light. È da un botto che non venivo al McDonald's, io. Buonasera. Oddio, sto vedendo. Oddio! Buonasera! Andrea ha riempito i giochini di Freebus. E adesso stiamo andando a fare la pappa e non abbiamo niente in frigorifero e quindi stasera l'unica cosa è andare a mangiare fuori. Ci tocca. Ci tocca. Ho rotto le palle ad Andrea. No, non è vero, non ho rotto tanto le palle. Ho semplicemente detto andiamo al Liro. Va bene. O no, amore? Sì, esatto. Abbiamo finito di fare la pappa. Io non ho mangiato tanto perché sono stata un po' male. Buongiorno! Anzi, ormai è buon pomeriggio. Stiamo uscendo, stiamo andando a prendere le patch per Andrea e Angela. Anche Michele le ha prese, no? E Angela. Per la squadra di Softair. Oggi non mi sono neanche truccata tanto. E poi dopo dobbiamo passare a prendere. Oh, non mi ricordo più. Comunque le cose loro da Softair. E domani Angela mi accompagnerà perché dovrò farmi i capelli. Ho sti riflessi verdi, azzurri che non mi piacciono per niente. Anche se in video non è che si nota tanto. No, beh, dai, si vedono che sono tipo verdi e azzurri e non mi piacciono, li voglio proprio bianchi, bianchi, bianchi. O almeno un biondo, cioè non che sia un biondo virante all'azzurro, virante al verde. E non vado dalla stessa parrucchiera dell'altra volta, ma vado dalla mia amica Antonella che lavora da Sparacia, che già dall'altra volta dovevo andare, inizialmente dovevo andare da loro, poi non avevano posto sotto le feste e sono andata da quelli lì di Abbi Parrucchieri. Stiamo andando in mezzo ai bricchi perché adesso c'era un panorama bellissimo, ma non si vede più perché Michele ha voluto scendere. E infatti mi ci si sono tappate tutte, mi ci si sono tappate tutte le, mi ci si sono tappate tutte le orecchie. Dove stiamo andando? Al mio Yeah, andiamo a vedere cose che non ci interessano. Sì! E là. No, abbiamo due. Abbiamo fatto pausa pappa perché siamo dei ciccioni. Io volevo un dolcetto e dovevamo prenderci il caffè e sì, oggi è esagerato. Buongiorno! Buongiorno! Ciao! Buongiorno. Buongiorno. Lui sta per andare al lavoro e io sto per andare a farmi i capelli. Questo è il trucco di oggi, molto sobrio come quello di ieri. Tra l'altro non so se state notando, i miei brufoli stanno andando piano piano, ma molto piano, via, perché adesso sono in quel periodo del mese, quindi mi sono spuntati altri nuovi amici, ma è sempre di routine normalissimo. Ah, sti capelli, mamma mia. Vabbè, che ansia. Beato lui che non ce li ha, che non ha problemi. Andiamo a fare la colazione. Io ho preso la brioche alla crema, le crumble alla mamma e Angela cereali e miele. Ciao! Sono qui con la mia amica Anto! Che mi sta facendo i capelli. Oddio, stavo dicendo, ci sono i fantasmi. Invece no, è una cliente. Invece no. Ciao. Niente, abbiamo optato per fare la ricrescita un po' più nature, perché io con la mia povera testolina sono diventata molto zenzibile alla deco e quindi facciamo questa cosa. Siamo al 90esimo passaggio. Perché il bellissimo lavoro che abbiamo fatto prima ha fatto lavorare questa ragazza tantissimo oggi. Però, siccome è Wonder Woman, ce la stiamo facendo. Non cantiamo vittoria troppo presto perché il mio capello è un po' cangiante Esatto. e gli piace cambiare tipo le scale di Harry Potter. La camera che fa la luce che vuole. No, dai, Esatto. guarda. Com'è? Si vedono, eh? Wow, fai il whoosh. Poi vedi.
Sono, vabbè, in realtà i capelli li ho finiti alle 5 e mezza. Vabbè, l'Antonella è stata una maga, poi lì da Sparace sono tutti bravi, non c'è un cavolo da fare, cioè. Buonasera, sono venuta qua in cameretta perché ho visto su Cartopazze questa ragazza che ha condiviso una cosa che era già stata condivisa sul gruppo, lei l'ha ricondivisa per un'idea di San Valentino. Io e Andrea non ci siamo mai fatti niente per San Valentino, forse il primo anno che eravamo insieme. Boh, ho visto questa cosa, secondo me invece è un'idea veramente carina e che ha senso, perché in realtà ci sono questi coupon da utilizzare. Adesso li dovrò rilegare tutti con questa carta gialla, che lui piace il giallo, con tutti i cuoricini dietro e verde. E come ha fatto proprio sta ragazza, e fare una sorta di tagliandini che lui poi si strappa. E sono questi 10 coupon dove c'è una colazione a letto, un abbraccio orso, un dolce a tua scelta, una notte di passione, un massaggio di mezz'ora, una giornata film played divano, una cena a lume di candela, re per un giorno, un sms hot e desiderio a piacere. Comunque questi sono i coupon che vi dicevo. E adesso mi metto a ritagliarli e cercare di fare una rilegatura carina. E ho scritto buon San Valentino e buon compleanno, perché poi a marzo è il compleanno di Andrea. E siccome qua nei coupon c'è la validità, cioè la scadenza, io ho messo il 14.04, così almeno gli durano un po' e li può usare. Una roba carinissima. Stiamo per fare i capelli Angela. No, perché lei ce li ha già così, no? Ce li ha già viola e se li fa sempre lei. Però gli ho detto, siccome gli scaricano sempre un sacco, cerco di riprendere perché sono struccate, sono bruttissima. E allora abbiamo deciso di provare a fargli la Violet Dream dell'Arctic Fox, che è una bomba. E a me, quando avevo fatto l'azzurro, non mi aveva mai scaricato, perché vi ricordate che era un bel turchese acceso. E adesso proviamo a farglielo. Buongiorno, sono qui nei garage perché sto aspettando che arriva mio fratello, che dobbiamo andare in stazione, mi accompagnano poi loro con mia mamma, Isa e Angela vanno, non so, devono fare le loro cose e mi accompagnano in stazione, perché ovviamente io sfigatissima non ho la patente. Oggi c'è l'evento Colli, stare infatti i capelli, poi li ho sistemati anche per questo, perché non mi andava di andare in giro con i capelli mezzi verdi. E là, siamo all'evento Collistar. Ciao! Sono finito nel doppio video. Siamo in questo posto fichissimo, perché c'è un bagno fichissimo soprattutto. E sapete che io devo devo tipo inaugurare i bagni dei posti. Quindi niente, è bellissimo. Poi c'è un buffet bellissimo, ci sono cose bellissime. C'è ancora la maglia, come fa? Io pensavo di essere arrivata in anticipo, invece no, dai, meno male, almeno non sono da sola. Siamo qui perché dobbiamo rendere pop art dei quadretti bianco e neri, quindi siamo pronte per colorare. Are you ready? E niente, qua ci sono tutti gli utensili e lì tutti i colori su quel tavolo lì in fondo. Cioè, siamo talmente golose che prima di iniziare ci siamo presi due piattini di cibo. Pessime proprio. Io comunque ho preso il gelato, che ho intenzione di riprodurlo in mille modi, tipo tanti gelati, tanti figli. È abbastanza pop art. Ma più pasta è il pop art. Comunque questo è quello che ho fatto io. Molto minimal, si può guardare in ogni angolazione. Vabbè. Comunque questo si intitola Fame e si può anche leggere Fame. Quindi è molto non mi viene la parola. Comunque avete capito, eh? Ehi, ciao. Hai già il tuo team? Io sì, ho il mio team. Grazie. Sì, signor capitano. Ragazzi, siamo pronti. Noi siamo le vincitrici. Certo. Sì, l'abbiamo scelta Tiffany. Tipo, non siamo ancora partite ed è la gita più spassosa che abbia mai fatto. Allora, dunque, siamo noi dietro qua. Facciamo un po' di... Esatto, facciamo un po' di intrattenimento, perché comunque ce n'è bisogno. Ci vuole per mantenere la calma. Un lungo viaggio, perché esatto. Il viaggio Ti Amo Italia va avanti ormai da anni. E quindi oggi siamo qui a Milano per intraprendere questa cosa, questa nuova avventura e scoprire esatto che cosa ci nasconde Collistar insieme a Fiat. Siamo anche quest'anno i prodotti per strada, abbiamo i prodotti della collezione dentro nella nostra bellissima bag. Però che useremo durante il viaggio, esatto, o magari anche dopo, perché se stiamo guidando magari meglio di no. Non metteteli il lip gloss mentre guidate. Ci accompagna anche una leggera pioggerellina milanese un po' fastidiosa, e abbiamo una GoPro che ci riprende, esatto. Quindi non possiamo far figure di merda. No, niente parolacce. Io già andata. Buonasera. Ehi, stiamo tornando in sede. Bentornate.
No, vabbè, abbiamo camminato per tutta Milano, è stato divertentissimo, anche se purtroppo c'è stata la pioggia. Però è stato fichissimo, adesso stiamo tornando, c'era anche la GoPro che ci riprendeva prima, ma è morta. Ciao compagni di squadra. Ciao, doppio vlog. Incrociato. Ci stiamo rifornendo. Allora, io sto mangiando, ragazzi, vi faccio vedere cosa sto mangiando, perché sapete che vi faccio sempre vedere cibo. E ho preso il tè verde e mo tutte queste cosine. Questa qua è una bomba, c'è tipo il pomodoro secco e qualche cosa strana. Eccola la foto con il culo di Napoleone, la vedi? Ok, sì. Stanno toccando il culo di Napoleone. Vedete, questa è la foto con il sedere di Napoleone. Beh, sto facendo la vlogger. Dopodiché vi lasceremo il tempo di testare i prodotti, di provarli. È finito, hanno fatto le prime azioni come avete visto. E niente, qua se ne stanno andando praticamente via quasi tutte. Infatti adesso vedrò quando mi daranno... Ho fatto bombato. Oh, tranquillo, sei figo. Fighissimo. Ho fatto così. Tipo i pop-up, no? Dicevo, quindi adesso aspetto che mi fanno sapere quando tornare a casa che prenderò il taxi. Siamo col Pip! Ciao! Che sono venuta, cioè sono andata da lui, mi sono fatta portare dal tassista, dall'evento Collistar a dove lavora lui, e che è praticamente vicino, praticamente, solo che il simpaticissimo tassista era un po' anzianotto e ha capito completamente male, mi ha portato in un altro paese e infatti ci ho messo un'ora per arrivare da lui, dovevo in realtà andarlo a trovare proprio dentro dove lavora e poi aveva già chiuso. Niente, adesso siamo qua da Tony's Diner, che lui ci passa sempre davanti per tornare, infatti entriamo che sennò ci sono nel posto, ed è praticamente questo qua dove fanno cose americane. Qua ci sono tutte le birre speciali. Sai che se le prendi una te l'assaggio un po'? Wow! No, vabbè, guardate. Questi sono i panini. Cioè, ma guardate che carini! Con le salsine, che sembrano tipo delle sedioline. Guardate quello di Andrea, che poi vabbè, adesso ci smezziamo. E adesso è il tempo dei churros. Io non li ho mai mangiati, non vedo l'ora di assaggiarli. Sono praticamente delle frittelle. Sì, ok, con la sinistra non riesco a tagliare, vabbè. Fate finta che li ho tagliati, li sto mangiando. Stavo spacchettando le cose di Collistar. C'era questo. Cioè, guardate che figo. Ma non è solo la parte esterna fichissima, ma anche come si apre, perché basta, esatto, come ho fatto io. Basta aprire in questo modo che si smezza la 500 e dentro ci sono i prodotti della collezione di Collistar, che vi dicevo, che è da questa parte, vi sto facendo vedere la parte dietro. Poi qua invece ci sono questi che sono della collezione Nero Sublime, mi pare si chiami. Crema preziosa Nero Sublime, siero prezioso Nero Sublime, illumina, ripara, effetto detox. Sono tutti quanti tipo effetto detox. Buongiorno. 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 Allora, a me è buon pomeriggio. Ma perché il tuo fidanzato è sempre nei video? Perché oggi è a casa. Qua si vedono bene. Cioè, sono venuti una favola. Ciao, Texas Sniper. Dove stiamo andando adesso? A pagare il mio fucile e i pezzi dell'altro fucile per mettere a posto il mio fucile. Ok, perché ti sei guardato in giro? Perché ti vergogno a parlare? No. Hai fatto? Ok, stiamo andando a prendere il fucile. Io sembro un alieno con questo. I pezzi del fucile. Con questi capelli. Wow. Mi sono sfumati, vero? Vero. Sono proprio bellini, è stata davvero brava. E mi piacciono sempre di più. Più me li vedo e più sono belli. Mito, Rakiki, puzzi. Puzzo. Forte. Sempre. Siamo appena tornati. Ma guarda chi c'è in quell'angolo della casa. Una Freebus. Una Landia. Siamo appena tornati. Thor puzzi parecchio, eh. Questo è arrivato il momento di lavarlo. Perché è... No. Non è arrivato il momento di... Puzzi prima del necessario. Prima del necessario. E poi perché devi sempre passare sotto quel tavolino? Attenzione, facciamo vedere Thor sotto al tavolino. Sei enorme, ci passa sopra. Guardate Thor come ha combinato il tavolino. Questa è un'autostrada di Thor. Buongiorno, oggi è San Valentino. Quindi niente, faccio la torta, appena torna Andrea gli do il pacchettino.
Mi ha preso delle rose. Mi ha fatto piangere. Ciao. Ciao. Mi hai preso delle rose. E spiega perché 10. Ho letto su internet che vuol dire sei perfetto. Oh, Pibuz. Tira su le mani. No? Niente, il nostro marito più patetico ecco. Che abbia mai visto. Apri. Fa molto più paura quando puoi soffrire. Devi leggere prima il bigliettino. Tu mi avevi fatto una cosa. Sì. E volevi che io non te la facevo. No. Hanno una scadenza. Ti devi muovere e usarli. Poi hai un abbraccio orso. Poi hai un dolce a tua scelta. Una notte di passione. Poi hai un massaggio di mezz'ora. Desiderio a piacere. Buonasera. Sto registrando questo fine vlog, questo fine weekly vlog a mezzanotte 37. Spero mi sentiate, so che c'è la tele alta. E Andrea è già andato a dormire. Io sono malatissima da stamattina. Mi sono ammalata. E ho finito adesso di editare il video che voi avrete già visto, quello che ci ho messo 50 anni. E praticamente da oggi alle 4 che sono dietro, ed è mezzanotte 37, l'ho messo in caricamento adesso, quindi ho fatto praticamente tutto il pomeriggio e tutta la sera attaccata al computer. Infatti ho la testa che mi scoppia, però sono davvero molto 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 contenta di come è venuto. Potevo uscire meglio, ma non avrei fatto in tempo perché dovrebbe essere carico per lunedì, quindi niente, adesso vado a fare la nanna. Anzi, prima mi sa che leggerò un po', poi vado a fare la nanna. Spero come sempre che vi sia piaciuto il video, anche se questa settimana è un po' più mogia della scorsa. E vabbè, niente, vi mando come sempre un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!